Bentornato nel mio canale YouTube. Ti auguro una giornata favolosa. Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per chiarimenti. Oggi è domenica 11 luglio 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Capricorno. Non è San Valentino ma. Non è San Valentino e nemmeno il compleanno di Cupido, ma l'amore è il leitmotiv della giornata e domina la scena dal mattino a notte fonda. Pochi amici e un ambiente indifferente, anche se piacevole, non interferiscono con la vostra beatitudine, il soggetto delle vostre brame è tutto per voi, pronto a dichiararvi amore e a manifestarlo in mille modi. Gita in montagna o al lago per lavar via lo stress settimanale, in due nella natura è ancora più bello, una coppia felice, proprio come quella che oggi in cielo si dà a voluttuosi giochi d'amore. E allora imitateli il sole e la luna, che dal segno opposto come in un grande specchio stuzzicano le vostre fantasie, invitandovi ad aprire le danze. Fedeltà in amore, buona intesa e dialogo nella coppia. Uomo attraente, buono, fedele, generoso e sincero, che ispira simpatia e fiducia. Potrebbe essere l'innamorato, il marito, il partner, il fidanzato, l'amante perfetto. Obiettivi concreti raggiunti o raggiungibili, progetti interessanti che si realizzano. Stabilità grazie a un uomo che incontrerete e che vi darà sicurezza e aiuto. Aiuto da genitori e parenti, da superiori e da colleghi esperti e fidati. Le stelle vi consigliano di guardarvi intorno con un occhio meno critico perché qualcuno potrebbe catturare la vostra attenzione. Il vostro cuore. Riconquistate la fiducia e la stima della persona che vi sta a cuore con tanta astuzia, mostratevi interessati a ogni cosa che fa e che ama. Ben presto farete breccia nel suo cuore. Forse speravate in una lista di cose da fare più breve, tuttavia oggi cercate di portare a termine quelle più importanti. Cercate di credere di più in voi stessi. Un regalo inatteso vi metterà in allegria, anche la fortuna vi sorride e vi saranno piccole entrate al gioco. Oggi una persona potrebbe farvi ridere di gusto, in fondo ce la mette tutta per strapparvi un sorriso e una vostra carezza. Che aspettate a ricambiare? Qualcuno vicino a voi vi pensa e vi guarda. Fate finta di non averlo capito e mostratevi gentili ed eleganti come sempre. Qualcuno torna a farsi vivo, ascoltate le sue ragioni e ciò che avrà da dirvi, ma prendetevi tutto il tempo necessario per decidere sul da farsi. È importante per voi capire quanto sia importante e fondamentale dare una svolta alla propria vita cancellando i ricordi dolorosi e sgombrando il cuore dalle macerie del passato. Vi accorgerete che persone insospettabili stanno lavorando ai vostri fianchi, mettetevi subito al riparo da eventuali colpi bassi e ricorrete, potendo, all'aiuto di qualche amico fidato. Qualche battibecco o momenti di tensione in amore. Dipende dalla vostra resistenza fisica e mentale il mantenimento di un certo equilibrio nella coppia. Non vi siete ancora ambientati in un nuovo posto di lavoro o ancora non prendete confidenza con le persone che vi circondano in questo periodo, ma è solo una questione di tempo. Se lavorerete per conto vostro senza guardare in faccia nessuno, non cederete alla tentazione di spettegolare sui colleghi. La luna è vero, ha cambiato posizione e vi contrasta dal cancro, ma il cielo vi continua a sorridere con tutta la sua benevolenza. Pianeti potenti, vostri alleati, vi promettono una giornata di benessere psicofisico e di progressi lavorativi. La vita familiare vi chiede una maggiore presenza da parte vostra? Per voi non sarà certo un problema inserirvi con il vostro slancio in casa. Conviventi, figli, sorelle e fratelli animano il vostro ambiente riempiendolo di una gioia perfetta. Una giornata davvero fortunata e importante per il vostro segno. Se ci sono questioni che non vi tornano, è il momento di darvi da fare e mettervi in gioco. Buone prospettive a livello sentimentale, favorite gli incontri per chi è uscito da poco da una storia. Cari Capricorno, questa giornata è un po' agitata in fatto di sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, invece, evitate di prendere decisioni importanti o siglare accordi, meglio rimandare. Per molto tempo avete creduto di non essere all'altezza di alcune situazioni, ma questo non può assolutamente essere una giustificazione per non vivere al meglio la giornata odierna. Forse ci sono solo dei ritardi.
Superata la prima fase di ansia e ricerche, riuscirete a restare finalmente più concentrati e non lascerete che qualcuno vi possa più influenzare in modo negativo. Già questo è un buon punto di partenza. Plutone, l'astro delle profondità dell'inconscio, si scontra per opposizione col novilunio cancerino, quello degli abissi sottomarini. Insomma, due modi diversi di intendere i recessi più intimi della psiche, ugualmente solitari, oscuri, ermetici. Non di meno il mediatore, Nettuno, che vi parla di mare, di vascelli, di tesori nascosti, dei vostri sogni più belli, delle ispirazioni creative più preziose. Amore ed Eros, partner malleabile, qualunque cosa diciate vi dà ragione, resta il dubbio che lo faccia per il quieto vivere e non perché ne sia intimamente convinto. Troppi silenzi tra voi, troppi mugugni e troppa gelosia, pensateci. Il partner è refrattario a concedervi libertà e spazi di cui avete bisogno? Non demordete tanto facilmente, piuttosto chiedete con calma, e vedrete, saprà ascoltare ognuna delle vostre ragioni. Il duo Sole, Luna è oggi per voi ostile. Una momentanea distrazione può non farvi cogliere delicatamente che la vostra dolce metà ha bisogno di una vostra più profonda comprensione. Specie se siete nati in gennaio potreste subire un momentaneo calo della sensibilità verso la persona amata, sappiate rimediare con comprensione e generosità. Lavoro e denaro, nessuna voglia di mettervi in gioco, di rapporti interpersonali ne avete già abbastanza, figurarsi se vi tocca trattare anche con il pubblico, innervosito dal caldo e pretenzioso non appena trova breccia. Siate gentili ma freddi. Nessuna concessione nemmeno sgarri, non siete nella posizione di dare adito a critiche. Riuscirete a condurre in maniera perfetta e disinvolta trattative e affari in sospeso, grazie alla vostra caparbietà, mai invadente o aggressiva, ma sempre all'insegna di una grande classe. Lo slogan di questa vostra giornata di luglio si chiama Realizzazione. Probabilmente perché si fanno i bilanci su quanto si è prodotto, si misura quanto è stato fatto e come lo si è fatto. Sapete di dover mettere in gioco i vostri talenti, perfezionare le vostre abilità, aprirvi al gusto per il nuovo. Non mancano i colpi di scena positivi, che vi aiutano a crescere, a dare di più e a maturare. Benessere, tensione nervosa alle stelle, praticamente passate la notte in bianco, a rigirarvi tra i vostri pensieri. Fastidi provenienti dall'esterno, dal ronzio delle zanzare al clacson degli automobilisti maleducati. Che incubo! Per completare la giornata, tutt'altro che magistrale, potrebbe mettersi anche il mal di denti. Vi tocca contattare il vostro dentista. Lo avreste chiamato già nei giorni scorsi per una semplice pulizia. Per lei, le parole sono confuse, ma i sentimenti puri e cristallini, la piena fiducia nel partner annulla ogni sospetto. Per lui, il vostro carattere forte allontana un amico di vecchia data, probabilmente ne avvertite la mancanza, ma la vostra carezzevole gattona sa come distogliervi dai cattivi pensieri. Colore delle emozioni, rosa conchiglia. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 8. Finanze, 6. Benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.